questi fiocchetti ci ricordano proprio il nastro rosa, che è il simbolo del mese della prevenzione dei tumori femminili. Con ottobre anche Belluno si colora dunque in occasione del mese dedicato alla prevenzione dei tumori che colpiscono le donne, in primis il big killer numero uno, ossia il tumore al seno, in adesione alla campagna nazionale Nastro Rosa. Un po' in tutta la provincia, piazze, monumenti e palazzi storici si tingono per ribadire un messaggio quanto mai urgente, considerato l'inevitabile impatto che il Covid-19 ha comportato sulle prestazioni sanitarie. Mai come quest'anno è importante ricordare il valore dello screening, che è l'unica maniera che noi possiamo utilizzare per fare prevenzione. E in questo periodo di pandemia, in cui magari lo screening è passato un po' in secondo piano rispetto ad altre problematiche, è invece fondamentale ricordare di quanto sia basilare proprio per la prevenzione delle neoplasie. Nel capoluogo, ad esempio, ADOS e l'ILT Belluno si sono adoperate per sensibilizzare la popolazione verso questa tematica, posizionando tanti fiocchetti in Piazza Martiri e non solo. Vi sarà spazio anche per alcuni approfondimenti di carattere informativo al via dal 14 ottobre nella sala riunioni dell'ospedale San Martino. Nel mese di ottobre sono previsti tre incontri che riguarderanno, aperti a tutta la popolazione, che riguarderanno il primo la nutrizione in generale, in particolare dei malati oncologici, il secondo la sessualità nelle donne operate al seno e il terzo la cura della persona nel truccarsi o nel pettinarsi, nella persona che ha avuto un intervento di cancro al seno.